L'Unione Europea riscopre l'America Latina in cerca di nuove alleanze per l'approvvigionamento di materie prime e nuove opportunità commerciali. È in questo scenario che si contestualizza il viaggio del cancelliere tedesco Olaf Scholz nella regione. Scholz è giunto in Cile dove è stato accolto dal presidente Gabriel Boric. Con un occhio rivolto a stringere rapporti bilaterali privilegiati, visiterà anche il Museo della Memoria e dei Diritti Umani a 50 anni dal golpe di Pinochet. Scholz è stato anche in Argentina, dove il presidente Alberto Fernandez ha posto l'accento sull'importanza di finalizzare l'accordo commerciale tra Unione Europea e il blocco Mercosur, di cui fa parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. E proprio in Brasile arriverà poi Scholz, sarà il primo leader europeo a incontrare Ignazio Lula da Silva.